tutti, oggi sono qua per fare una nuova recensione scelta da voi. In pratica io sul gruppo Facebook Civis The Wayne faccio un sondaggio ogni tanto con dei titoli che ho appena letto con intenzione di leggere e siete proprio voi a scegliere il libro o il fumetto che andrò a recensire qua sul canale. Per questa volta avete scelto un fumetto, ovvero La fine del mondo prima dell'alba di Nyuasano. Questo fumetto in Italia è edito dalla Planet Manga al prezzo di 9,90€ ed è una raccolta di storie brevi. Quest'opera raccoglie quindi 11 storie che non c'entrano nulla l'una con l'altra e il filo conduttore è semplicemente Inuasano, l'autore appunto di questi fumetti. Le storie sono state scritte fra il 2006 e il 2008 e sono state pubblicate in diverse riviste seinen. Sono tutte storie ambientate in Giappone e parlano principalmente di vita quotidiana. In particolare analizzano diversi aspetti della società giapponese. Ci sono racconti molto semplici che si focalizzano di più sull'individualità, altri invece più profondi che parlano principalmente di vita, di come ci si sente a vivere o lavorare all'interno della società giapponese. Ci sono storie un po' più lunghe, altre veramente cortissime, insomma è una raccolta molto variegata. Questi fumetti sono stati scritti in un periodo in cui l'autore cercava di allontanarsi dai gag manga e si stava avvicinando a un genere più introspettivo, malinconico, più di critica verso la società giapponese, che è poi il genere che l'ha reso famoso. Basti pensare appunto a Solanin, Buonanotte Pum Pum, La ragazza in riva al mare. In generale ho trovato questa raccolta molto matura, dal tono molto malinconico, quindi se siete in un momento particolarmente triste non vi consiglio di leggere questa raccolta, perché fa sì riflettere ed è interessante per certi versi, però è anche molto triste. Inoltre sono delle storie brevi, quindi non c'è una vera e propria trama nella maggior parte delle storie, ma ci si focalizza un po' di più su quella che è l'estetica e in alcuni casi su un piccolo concetto che viene poi elaborato. È un'opera che mi ha lasciato un po' insoddisfatta, perché ci sono dei racconti interessanti secondo me, abbastanza introspettivi, che fanno riflettere in particolar modo sulla società giapponese, che è qualcosa che a me affascina tanto. Però, essendo racconti brevi, non c'è il tempo e lo spazio per esaminare questi argomenti in maniera esaustiva o in maniera abbastanza complessa. La maggior parte dei racconti prende in esame un aspetto della vita o della società, un argomento diciamo principale, e lo analizza magari da un punto di vista, quindi non c'è modo di indagarlo proprio nel profondo. Però allo stesso tempo è molto interessante leggere così tante storie diverse narrate però dallo stesso autore e vedere quindi come gestisce gli spazi, i disegni, le tematiche. Oltre a momenti di quotidianità troviamo anche delle scene un po' folli, altre che sono una via di mezzo fra sogno e realtà. Ci sono non poche scene abbastanza confusionarie secondo me, però è un po' il bello anche di quest'autore, che sa veramente stupirti sempre e che sa trasformare anche delle storie banalissime in piccoli capolavori. I personaggi disegnati da Asano a me piacciono tanto perché non sono sempre per forza belli e nonostante ci sia una sorta di ripetizione dopo un po', alcuni personaggi assomigliano ad altri già visti, ad esempio in Solanin, in Buonanotte Pum Pum. A me colpiscono sempre, sono abbastanza realistici e non lo so, hanno delle espressioni secondo me veramente molto comunicative. Una cosa che apprezzo molto di quest'autore è che parla principalmente di temi attuali, in particolare di come ci si sente a vivere in Giappone. Per me che non ci vivo è una cosa molto interessante, però è bello vedere come una società così diversa dalla nostra ci assomigli per tanti aspetti. Perché i personaggi comunque soffrono come soffriamo noi e hanno dei dubbi esistenziali come li possiamo benissimo avere noi. In particolare quando si parla poi di lavoro, della difficoltà di trovare lavoro, di non sapere che scelta universitaria intraprendere, insomma sono temi che sento veramente molto vicini a me e è secondo me molto bello poter vedere se stessi in un'opera. Soprattutto quando è ambientata in un posto così lontano che spesso ci viene dipinto come perfetto, rose e fiori. Una delle storie che mi ha colpito di più è Tokyo, che penso si avvicini abbastanza ad essere una sorta di storia autobiografica, perché vede per protagonista appunto un fumettista e non lo so,
sì, malinconico, però allo stesso tempo l'ho trovato molto interessante. Inoltre, alla fine del volume c'è un commento dell'autore per ogni storia. Alcuni commenti sono brevissimi, altri un po' più approfonditi. L'ho trovata comunque una cosa molto interessante perché ti permette di capire delle cose che magari non eri riuscito ad afferrare, il senso magari di alcune storie o semplicemente perché quella storia è nata o come è nata. Se non avete mai letto nulla di Inuyasano, non vi consiglio di partire da questa raccolta perché il genere non è ben definito, le storie, anche quelle più intense e articolate, sono abbastanza inconcludenti, quindi secondo me è meglio partire da altre storie come ad esempio Solanin o Buonanotte Pum Pum. Se invece conoscete già l'autore, è un'opera che vi straconsiglio di leggere perché permette di conoscerlo meglio, soprattutto di vedere un po' come si è evoluto. Questa era quindi la mia opinione riguardo alla fine del mondo e prima dell'alba. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete letto, che cosa ne avete pensato, se conoscete Asano, vi piace o meno, insomma sono molto curiosa. Vi ricordo che presto uscirà un nuovo sondaggio sul gruppo, quindi se volete partecipare trovate il link qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!